Alla luce del rimpasto di giunta della città di Teramo, il gruppo civico collegato al presidente della provincia ha dei nuovi ingressi. Sì, abbiamo avuto il nuovo ingresso di Graziella Cordone, un risultato che di fatto ci lasciava sospeso quella che era una richiesta della prima formazione della giunta. Non entro nel merito dei numeri, perché in politica i numeri sono una valutazione sterile di quelli che sono i risultati. Anzi, sono convinto che il sindaco abbia scelto le persone per la loro qualità, la loro prerogativa, la loro capacità di saper interloquire con la città e con i problemi della città. Il nostro gruppo, come lo è stato fino ad oggi, è attento e sarà attento a quelle che sono le soluzioni per le deleghe che ci sono state assegnate, e con queste deleghe difficili, soprattutto sono tra le più complesse delle deleghe assegnate tra la Giunta, sono convinto che Graziella Cordone darà dei risultati inaspettati, soprattutto innovativi e soprattutto di grande visione per risolvere problemi annosi di questa città.